Questo piatto è ricco di tradizione, ma soprattutto di sapore. Ti assicuro che vorrai farlo subito insieme a me. Prepariamo il polpo alla luciana. Olio in pentola. Facciamo soffriggere un po' di aglio. Le olive. I capperi. Se usi i capperi sotto sale come me, mi raccomando, sciacquali bene. E infine un po' di peperoncino. Intanto mi taglio due pomodorini. Adesso possiamo aggiungere i pomodorini. Aspetta, fammi assaggiare prima. Sì. Che profumino, mamma mia. Una giostatina di sale. Quando i pomodorini saranno belli morbidi, ci aggiungiamo la passata. Non si butta via niente, quindi un po' di acqua nella bottiglia della passata, shakeri, e voilà. Aggiungiamo il polpo. Io ne ho due qua di taglia media, circa 400-500 grammi, belli già lavati e puliti. Andiamo. Puoi usare sia quello fresco che quello surgelato, dipende da te. Lo copriamo e lo lasciamo cuocere più o meno un'oretta. Però non dimenticatelo, dagli una girata ogni tanto. Nel frattempo ti racconto una bella storia. Questo piatto nasce a Napoli, nel borgo di Santa Lucia. Qui i luciani, i pescatori del posto, pescavano il polpo, lo portavano a casa e lo cucinavano con gli ingredienti più semplici, come i pomodorini, capperi, olive. È una cosa così semplice e buona è diventata un must della cucina napoletana. A Napoli questo lo chiamiamo o purpotiella affogato, proprio perché cuoce immerso nel suo stesso sugo ed è proprio questo che lo rende bello morbido. È pronto, non hai idea del profumino che c'è in questa cucina. Adesso lo serviamo. Buono, morbidissimo. Un sapore che non riesco neanche a descriverti. Lo devi provare. Con tutto questo sughetto, la scarpetta è d'obbligo. Adesso sono curioso. Hai mai provato a fare questa ricetta? Faccelo sapere nei commenti. Ciao!